Quindi la mattina lì i bambini non ci sono. Ah! Oh, Giulia, cosa c'è? Dove diavolo si sono cacciati? No, Antonino, c'è. Chiara, c'è. Diego! Chiara, Diego! Dai, Diego, andiamo! Andiamo, devi mettere le valigie! Sul treno? Oh, cavolo, no! Adesso come facciamo? Dove è sparito? Dove è finito? Cercatemi insieme. Va! Oh! Puoi venire un attimo? No, sto lavorando! Dai, no, per favore! Basta, sto lavorando! Mamma, non ci riesco! Oh. Per favore, mamma! Sto perdendo! Basta, ma Chiara, sto lavorando! Per favore, chiama tuo padre! Basta! Papà non sa fare niente! Non mi interessa, chiama tuo padre! Ma ogni volta che sono al computer per lavoro, subito, mamma, 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 che noia! Mamma, papà sta facendo i compiti a Diego, quindi... Vabbè, chi se ne frega, chiamalo! Come sempre! Basta! Ciao, ciao, ci vediamo dopo. Allora Diego, qua è sbagliato, quindi devi cancellare subito, immediatamente. Prendi la gomma. Com'è la gomma? È qua. Cos'è? Papà, qua. Non sai nemmeno trovare una gomma. No, fammi capire dov'è la gomma? Trovala tu. Cos'è? Lo mettiamo che l'hai lasciata a scuola. Mi aiuti, no. No, mi aiuti. Qua non c'è la gomma, Diego. Basta, io me ne vado. Dove l'hai messa? Ma per una gomma. Io non so dove ha messo sta gomma. Si è arrabbiato perché mi ha detto: guarda la gomma. Ma scusa, ma tu con chi hai litigato? Con Diego. E io ho litigato con Chiara? Bah, io veramente non, so non cos'ha. Ce la faccio. Neanche io non so cos'ha. Nervosi, nervosi, nervosi. Io non ce la faccio più con papà. E io con la mamma. Dobbiamo fare un piano. Dobbiamo fare un piano. Quale però? Ma a te praticamente cosa c'è? Cioè, cosa ti ha detto papà? Per cosa avete litigato? Perché abbiamo litigato per una stupida gomma. E non la trovava, nemmeno sa trovare una gomma che è grande lui. E io invece ho litigato con la mamma perché praticamente io l'ho chiamata per una volta. Chissà cosa gli ho chiesto. Gli ho chiesto di venirmi a aiutare per fare una cosa. E lei cosa mi ha detto? No, 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 no. E che cavolo, mica gli ho chiesto chissà che cosa. Se c'erano i nonni non li trovavamo così. È vero, Diego, mi è venuta quale? Un'idea. Quale? Non ci posso credere, buona idea. Andiamo? Andiamo, facciamo. Andiamo a prendere la valigia. Diego, basta solo una valigia, ok? Ok, ci abbiamo fatto. Ok, ma Diego, forse i nostri amici non sanno cosa stiamo facendo. Stiamo andando strafelici a casa dei nonni. Sì, perché noi abbiamo litigato con mamma e papà. Io con mamma e lui con papà. Sì. Quindi abbiamo deciso di andarci a trasferire a casa della nonna e del nonno perché sono più buoni. I nostri nonni ci accontentano sempre. E i vostri? Sono uguali ai nostri? Scrivetelo qua sotto nei commenti. Ciao! Ciao! Ci vediamo tra 20 minuti, ciao! Ma che 20 minuti? 69! Ovviamente mamma e papà non lo sanno. Quindi poi devi
dovete stare zitti come un pesce. Sì, però mettiamo così, per me va bene uguale. Sì, assolutamente. Assolutamente non lo mondo. Se lo vuoi mettere lo puoi mettere, sì. Diego, sì, per me va bene. Cambialo. Sì. No, aspetta. Tanto c'ho qua il computer davanti. Ok, possiamo fare un rumore, tanto non c'è rumore. È una volta che ci vede. Sì, ok, va bene, dai, allora fai così, sentilo tu un attimo e poi mi richiami. Ok, grazie, grazie, ciao, 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 ciao. Mamma mia, che silenzio oggi. Ma che fine avranno fatto i bambini? Vabbè, sicuramente saranno in camera dopo la litigata. Vabbè, andiamo un po' da loro, andiamo. Bimbi, forse è ora di cena. Che ne dite se prepariamo una bella torta di mele? Che ne dite? Dove si sono cacciati? Anto! Anto! In bagno no? Qua no? No? Ma dove si saranno cacciati? Anto! Ehi! Anto, scusami, ma... Oh, dimmi! Hai mica visto i bambini? Non ho visto i bambini, pensavo che erano giù. No, forse se io vengo a chiedere a te dove sono i bambini, perché forse giù di sotto non ci sono... E quindi sicuramente saranno fuori con la macchinina. Come mai è tutto chiuso? E la macchina è fuori. Quindi la macchina è lì, i bambini non ci sono. Ah! Oh, Giulia, cosa c'è? Macchiette e macchiettine, super novità. Potrete ordinare oppure acquistare in tutte le librerie d'Italia oppure nel link in Amazon che vi lascio sotto nel link in descrizione il nostro nuovo libro, Il mistero di Madame Mystère. Fatemi sapere che cosa ne pensate e correte ad acquistarlo. Antonio, 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 dove sono i bambini? Oh, ma ti vuoi calmare? Calmati, ragioniamo un attimo dove sono. Allora, Antonio, i bambini giù di sotto non ci sono, fuori non ci sono, okay. Di là non ci sono. A me mi sta venendo il panico. Rilassiamoci, controlliamo. Tu vai fuori e io vado di qua. Allora, non Antonio, so, i bambini non ci sono, Chiara, né Giulia, sotto né sopra. Mente, Chiara. Allora, aspetta. Allora, sotto non ci sono, fuori non ci sono, sopra il tetto non ci sono, in bagno non ci hai sono. Hai guardato in garage? Ho cercato dappertutto. Antonio, mi sta venendo il panico. Dove diavolo si sono cacciati? No, Antonio, non ci sono. Chiara, Diego! Chiara, Diego! Allora, il telefono, ecco qua. Ok, allora, prima di tutto chiamiamo l'amica di Chiara, ok. Ciao, Mariangela. Sì, ok, scusami se ti disturbo. No, non è successo nulla di grave. Ho solo bisogno di chiederti una cosa. Chiara e Diego, sono lì da te? Ah, no, non li hai visti? Va bene, grazie, niente, ci sentiamo poi dopo, ciao. Ok, dall'amica di Chiara non c'è. Giulia, li hai trovati? Un attimo, ok, va bene, dai, ok, ci sentiamo. No, niente, dai, ci sentiamo, ok. No, Antonio, non ho trovato nessuno, mi sta venendo il panico. Allora, ho chiamato gli amici di Diego, ho chiamato gli amici di Chiara, ho chiamato la zia, ho chiamato il cugino e la cugina di Chiara. Ma dove possono essere andati? Non lo so, mi sta venendo il panico. Allora, bimbi, immediatamente sul divano! Veloce! Mettetevi seduti sul divano e non vi voglio più sentire per le prossime ore! Stavolta l'abbiamo combinata grossa. Io non ho parole, mi sono fatta 12 ore di macchina per colpa vostra! Io non ce la faccio più! Ragazzi, ora vi racconto cos'è successo quando siamo usciti da casa per andare dai nonni, cioè alla stazione. Però prima ci servirà il mio libro. Libro? Avrei poteri magici, sì, popolari! Allora, mettetevi bene comodi e... Belli comodi! Sì, belli comodi e mangiate un po' di popcorn e state attenti! Iniziamo! Appena usciti da casa, siamo andati subito alla stazione.
Ok, Diego, andiamo! Dai, Diego, andiamo! Ricordi dove abita la nonna? E se non lo sappiamo? Vabbè, c'è un problema. Vuole che vediamo qualcuno. Ok. Era dalla stazione che era iniziato tutto. Addirittura abbiamo dimenticato la valigia, talmente siamo sbadati. Abbiamo dimenticato le valigie! Sul treno? Oh cavolo, no! Adesso come facciamo? Vabbè, andiamo a controllare, forse è ancora lì il treno. Forse non c'è più. Vabbè, andiamo dalla nonna. Andiamo. Sola, sì, guida. Poi un taxi ci portò a casa della nonna. Veloce, si sta aspettando il taxi. Taxi, ci porti a casa della nonna Lella e del nonno Dino? Per favore. Va bene, mettetevi bene la cintura che sto per partire. Diego, ti sta piacendo la nostra storia? Sì, dai, continua a leggere. Arrivati in quella discesa, inizialmente abbiamo fatto tutta quella discesa, praticamente correndo. Da lontano abbiamo visto la porta della nonna e allora abbiamo deciso di suonare il campanello. Inizialmente la zia Vittoria ci aprì la porta, ma poi ce l'ha chiusa in faccia. Per ben 3 volte la zia ci chiuse la porta in faccia. Ma poi arrivò la nonna, ci mise sul divano e da lì la nonna incominciò a parlare, a parlare, a parlare. Sapete che le nonne fanno le romandine. Anche le vostre nonne vi fanno le romanzine? Perché mia nonna questa volta ha superato i limiti. Nostra nonna. Sì, dai, che la vai avanti che voglio finire. Dopo essere stati sgridati dalla nonna, la nonna chiamò la mamma e io gli continuavo a dire: no nonna, per favore, sennò la mamma si arrabbia. Ma lei decise di chiamarla lo stesso. E guardate la reazione della mamma, non l'ha preso tanto bene. Ok, adesso chi mi sta chiamando? Antonio, mi sta chiamando mia madre. Senti, cosa vuole? Mamma? Scusami, è un momento un po' delicato. Ti posso richiamare? No, no, aspetta un attimo. Cosa? Mamma, tienili lì che sto arrivando subito! Sono a casa di mia madre, in Liguria! Cosa? Sì, hai sentito bene, in Liguria! Muoviamoci subito! Andiamo! Ragazzi, avete sentito come si è arrabbiata la mamma? Sì, l'ha preso tanto, tanto male. Ragazzi, siamo 2 ore e 40 minuti più o meno che siamo in macchina. Stiamo andando in direzione Liguria, perché se non l'avete capito, penso di sì, i bambini sono andati ad abitare a casa dei nonni. Non è il problema che sono andati a casa dei nonni, ma altri 2 problemi sono: uno, che non me l'hanno detto; 2, da Roma alla Liguria, guardate la mappa, sono ben quasi 600 chilometri. Quindi ragazzi, preparatevi che quando entrerò in casa della nonna e del nonno io mi arrabbierò tantissimo. Quindi andiamo direzione Liguria. Vabbè, continuiamo. Dopo aver sentito la telefonata con la mamma, decise di andare in camera della zia Vittoria per nascondermi. Ma c'era già Diego, quindi io... non sapevo come dirglielo, quindi non potevo nascondermi. E a breve sapevo che sarebbe successo un casino. Ragazzi, stava arrivando la mamma a casa della nonna e anche papà. Mamma e papà in macchina erano arrabbiatissimi. E sono ancora ora arrabbiata, e molto, e non mi sembra il caso di raccontare le vostre cose, ok? Quindi, muti e sono guai. Ragazzi, mi dovete aiutare per trovare un castigo esemplare. E innanzitutto io ti sequestro il libro. Il libro è la prima cosa che vi toglierò, ok? No. Basta! Ma ci puoi dare la televisione? No, neanche! Basta! No, no! Basta! Vabbè, ragazzi, non vi faccio vedere cosa è successo dalla nonna. Ci vediamo. Che è meglio! Ci vediamo domani con un prossimo video. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like. Ah, chi non l'ha ancora fatto, vada a ordinare il nostro libro su Amazon nel link in descrizione. Ah, all'interno ci sarà un regalo, un poster con le nostre firme. Ciao, a domani! Iniziamo la ricerca con voi, con voi, con voi.
iniziamo a cercare. Diego e Corrochi ci dobbiamo sbrigare. Troppi segnali, adesso lo so, è stata Madame Misero. Guarda più avanti e dimmi che vedi. Insieme a noi c'è pure lo Yeti. Non è cattivo, è super.